Bene, raga, prima di passare al video vero e proprio, sapete che collaboro con Eneba, però chi è nuovo sul canale giustamente non sa come funziona tutto il resto, quindi vi faccio vedere un attimino come funziona il tutto. Allora, sono sul sito di Eneba. Cosa possiamo trovare? Abbiamo la parte negozio, giochi, buono regalo, comprende ovviamente di tutto e di più. Abbiamo i crediti in game, parte Xbox, parte PSN, Nintendo e infine abbiamo la parte software. Vi faccio vedere così, giusto un pochino, vi faccio dare un'occhiata, qualche spoiler nell'home di Eneba, però adesso vi faccio vedere anche, cercando dei giochi così a caso, anzi vado a scrivere The Sims. Ecco, vi faccio vedere come inserire nel carrello, come scaricare il tutto, come funziona, come inserire il codice sconto. Allora, per esempio, andiamo qui su The Sims 4, che chiaramente io già oh, però è giusto come esempio, eccolo qui. Ci clicco e vado a fare aggiungi al carrello. Ok, continua a navigare. Che so, adesso magari vediamo di mettere nel carrello anche un'espansione. Mettiamo Regno della Magia, anche questa ce l'ho. E andiamola ad aggiungere al carrello. Ok, facciamo un esempio. Cosa succede? Come si va ad inserire il mio codice sconto? Allora, innanzitutto abbiamo nel carrello i due prodottini che ho messo. Dove c'è scritto qui totale parziale, dice hai un codice sconto? Ci clicco e metto tutto maiuscolo LIF, quindi LIF e clicco applica. Chiaramente, raga, lo sconto cambia in base al prezzo. Più spendete, più lo sconto è alto. Ok? Poi, per quanto riguarda il pagamento, avete tantissimissime modalità di pagamento che, ecco, le troviamo qui a fianco. Abbiamo portafoglio Eneba, carta di credito, PayPal, di tutto e di più. Quindi potete decidere assolutissimamente voi come acquistare i giochi. Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale. Come vedrete dal titolo, oggi parliamo di Creepypasta. Torniamo con la nostra serie, quindi dedicata al mondo del paranormale, horror di personaggi inventati e non. Oggi tocca appunto ad un personaggio creepypasta inventato di nome Sally Williams. Ma andiamo sul sito sketchingsense.com a leggere un po' la sua storia, le sue caratteristiche e tutto il resto. Innanzitutto, Sally Miriam Williams, più comunemente nota come Sally, è la protagonista principale della storia creepypasta Play With Me. È uno spirito femminile che è stato, ma non lo posso dire, diciamo che questa bimba non c'è più, per colpa dello zio. È di natura relativamente passiva e soprattutto nei confronti di bambini. Va bene, scendiamo giù. Sebbene la sua storia al giorno d'oggi sia stata piuttosto goffa, la storia originale la vede come una ragazzina innocente che ha vissuto felicemente fino all'arrivo di suo zio Johnny. Non posso leggerlo. Oh mio Dio, potevo informarmi prima, va bene. Scendiamo giù, raga, vabbè, diciamo che non c'è più, è uno spirito, ok? Per colpa dello zio, vabbè, la ucce lo zio, va bene. Quindi portando Sally a diventare uno spirito vendicativo, ecco perché questa signorina spiritella è un po' stronza. Come minimo, aspetto, parliamo di aspetto. Nonostante possa cambiare forma tra gli 8 e i 12 anni, Sally normalmente appare come una ragazzina con un vestito rosa e calzini bianchi. I suoi occhi sono verdi, i suoi capelli sono castani e la sua pelle è normalmente vista come sporca, con tagli e contusioni su tutto il corpo. Parliamo adesso di personalità. Sally è una truffatrice positiva, premurosa, solidale e innocua che ha il punto più debole al mondo per i bambini. Che bello! Sembra più sadica e spaventosa, però con gli adulti, ecco. E proprio per il fatto che è stato un maschio adulto a causare la sua morte. In altre storie è ritratta come, no, meno come innocua. E come più? Ma che cosa c'è scritto qua? Ma è italiano questo che c'è scritto?
Vabbè, insomma, raga, in varie storie è descritta prima in una maniera e poi in un'altra. Ecco, questo è il succo del discorso. Parliamo di poteri e abilità. Sally può galleggiare a pochi piedi da terra, attraversare oggetti solidi, sollevare oggetti di determinate dimensioni. E che c'è scritto? Variare quanto arrabbiata, ecco. Più arrabbiata è, più grande è l'oggetto. Può cambiare forma tra un bambino di 8 anni e una bambina di 12 anni, ecco. Originariamente, in realtà, infatti, aveva 8 anni, quindi nella storia originale, ma è stata rinnovata per avere 12 anni. Parliamo del livello di pericolo, non uccide, avete capito la parola, persone. E odia vedere persone innocenti farsi male. Tutto ciò che fa è semplicemente spaventare le persone. Pensate che non è nemmeno ucciso suo zio, ok? Non l'ha nemmeno fatto, va bene. Tuttavia, pronunciare il suo vero cognome Williams le farà fare i capricci e farla arrabbiare la provocherebbe. Ma no, raga, ma qui non c'è scritto per niente bene, ma di che cosa stiamo parlando? Vabbè, insomma, mai farla arrabbiare. Curiosità. Il compleanno di Sally è il 5 aprile 1958. Misura, raga, queste misure non ve le posso dire, nel senso non sono le nostre misure italiane, quindi è un po' inutile. Vediamo un po'. Sally non viene mai vista senza il suo orsacchiotto, Mr. D, ovvero Mr. Death, Mr. Morte sarebbe bene. Vediamo qualcos'altro. Nulla, nient'altro, almeno in questo sito non posso leggere nient'altro. Potevo informarmi prima su questa storia perché è alquanto macabra, molte cose non ve le ho lette. Per fortuna è una cosa inventata, ma va bene, va bene. Quindi nulla, raga, io spero che questo video vi piaccia e io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!